Ragazzi, stanchi, sono le ore 9:30. Appena finito di cenare, vado ragazzi a fare l'upgrade perché da lì mi ha appena mandato il firmware. Allora, ora vi mostrerò in questo video come si fa l'upgrade. Io sono molto stanco perché la giornata è stata interminabile, però comunque andiamo e spero di riuscire a farvi vedere per bene tutti i passi dell'upgrade, dell'aggiornamento. Sappiate una cosa, ragazzi, questo aggiornamento verrà fatto sulla mia BMS, ma non è compatibile con altre BMS in questo momento, solo con la mia 250 ampere, ok? Ragazzi, allora vi spiego come fare per connettere la BMS al nostro PC, ok? Connessione tramite USB. Sotto in descrizione vi lascio il link di questo aggeggio. Questo non è altro che un convertitore RS485 che porta a USB, ok? Allora, step, intanto guarda. Il tutto è connesso. Qui ho i voltaggi delle celle 3.39, 3.39, 3.39, 3.39, quasi tutte perfette. Poi c'è questa 3.4, 3.4, eccetera, eccetera. Perfetto. Poi qui ci dà min max voltage, minimo voltage, numero di celle, max cell pos. Minimo cell pos, comunque tantissime informazioni, relay, switch, guarda quante cose c'è. C'è anche charger MOS e discharger MOS. Eccole qui, possiamo manualmente andarli a selezionare, cliccare. Poi qui abbiamo SOC 99,1, corrente 0, perché ovviamente ho tutto staccato. Ragazzi, so che si vedrà l'abbaglio del flash, ma ci dobbiamo arrangiare. Comunque, ok. Alarm list, nulla, perfetto. Già, ragazzi, che ho tutto bello qui. Ora è tanto di guadagnato, eh? E poi mi dicono che da lì sono BMS scadenti. Guarda che bestia. Comunque, active equilibrium, guarda. Equilibrium off, save config, load config. Comunque io devo fare questo principalmente per cambiare il firmware. Qui abbiamo i vari settaggi, ternari, lithium io, ternari, lithium titanate. Battery operation mode, ok, qua c'è un sacco di impostazioni, ragazzi. Engineering model, balance testing, current calibrazione, BMS sleep, current calibration. Ragazzi, c'è un sacco di cose. Key button 8485, can current. Control switch, charger control, discharger control. Ragazzi, per fare l'aggiornamento vi servirà il convertitore. Ok, il convertitore ve lo lascio sotto in descrizione. Link diretto, lo potete prendere a sconto. Ok? Fan, mensina. Da qui possiamo attivare anche la ventolina. Cioè, io non ho mai visto su questa BMS la ventolina avviata. Magari vado a modificare questo e faccio partire la ventolina. Inverter manager none RS pilot Grovat Sofar Voltronic Power. Vedi, vedi. Goodwin Must Victron SMA. Perciò vedi quante impostazioni ha già precaricate, ragazzi. Compatibilità con quasi tutti gli inverter, ottimo. Alarm history, nessuna, bene.
Bene, bene, bene. BMS upgrade, questo è ciò che a noi serve, ragazzi. Questo è ciò che a noi serve. Ragazzi, mi raccomando un'altra cosa, per fare i vari cablaggi utilizzate sempre luce, non fate tutto al buio. Non sbagliate ad invertire i connettori, i cavi A, B col filo di massa. Seguite per bene ciò che da lì vi mette in etichetta sui vari cavi, perché i cavi delle BMS hanno delle piccoline etichette con la lettera stampigliata A, B, e poi ce ne sono altre, ma quelle altre non servono. Qui vi serviranno solo A, B e filo di massa. Ok, mi raccomando, non sbagliate, perché se sbagliate bruciate forse il BMS, forse anche la porta USB del vostro computer. Occhio, ragazzi. E allora, innanzitutto, per andare a dopo aver cablato i cavi A, B e negativo nelle porte relative, dobbiamo inserire l'USB. Il PC suona e ci fa din din. Bene, da quel momento in poi dobbiamo aprire il programmino, andare su Common Set, ok, selezionare una delle porte che troverai. Quando troverai quella giusta e cliccherai il bottone che c'era qui a destra, e tutto si avvierà in un attimo, si accenderanno i LED, ok, perché abiliterà la porta alla comunicazione. I LED lampeggeranno, in più l'app leggerà istantaneamente i dati dalla BMS e dunque ti porterà tutto quello che hai visto nella prima schermata. Ora, ragazzi, dobbiamo andare a fare l'upgrade del firmware. Clicchiamo qui, andiamo a prendere il firmware che è qui, firmware by Fox. Ok, upgrade file. Ok, start upgrade BMS upgrade. Ok, start the upgrade. Allora, io dal momento in cui clicco dovrebbe partire tutto. 4%, qui 5%, qui sul lato, aspettiamo 6%. Ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ovviamente è un po' lento, anche se è davvero davvero leggerissimo come firmware. Lì è accesa, lì è acceso un nuovo LED, LED verde, che vuol dire forse che sta trasferendo dati. Perfetto, ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, 20%, bene, 21 ora. Volevo farvi vedere qui come funziona il tutto. YAP è l'applicazione, ha inviato un comando alla BMS. Il comando si chiama upgrade command e qui ti dice che è stato inviato correttamente. Linea 2. La BMS ha risposto. BMS a YAP ricevuto comando di upgrade e ha avuto la risposta. Di conseguenza, il BMS ha comunicato il boot che è V10111. E poi di conseguenza il programma YAP ha inviato alla BMS boot ready instruction set successfully, perciò gli ha dato delle informazioni l'app alla BMS, forse per come deve comportarsi in questa situazione. La BMS ha detto: oh, sì, ok, ho letto. Poi l'applicazione ha inviato il comando di cancellare la memoria interna della BMS e la BMS gli ha risposto: ho cancellato la memoria interna. Ora la BMS sta aspettando l'invio del programma che in questo momento è al 32%. Diciamo che è lentuccio, eh? Speravo e credevo fosse molto più veloce, però va bene. Qui i LED lampeggiano,
Qui è acceso, ragazzi, eccolo qui. Ragazzi, quanto è lento, mamma mia. Io nel frattempo, ragazzi, faccio un po' di stretching avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. 87%. Dai, 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 88. Dai. 89, 90, 95, dai ragazzi, dai, 96, 97, dai, manca poco, vediamo cosa succede, 98, dai, dai. 99, dai, 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 99, 100, boom, the upgrade completed, comando, what's successful, potete, cosa c'è, ok, allora, il software ha mandato alla BME, qui sulla schermata, gli ha comunicato che è finito, l'upgrade è finito, e la BMS gli ha risposto, con il messaggio update successfully, ragazzi, in teoria tutto è andato bene. Niente, ragazzi, l'aggiornamento del firmware è andato a buon fine. Non so se sarà il firmware finale, quello funzionante al 100%. Staremo a vedere. Proveremo la BMS, la testerò nei prossimi giorni. Ragazzi, se si stacca anche questa volta, vuol dire che il firmware è da rimodificare. Vi aggiornerò più avanti. Se non si staccherà più, e spero anch'io finalmente, allora abbiamo risolto. Da quel momento in poi, con accordo con Dalì, metteremo online il firmware. E se vorrete, ovviamente dovrà essere fatto con compatibilità per varie BMS. Perciò ti invito a scrivere sotto che BMS tu hai, così da poter fare la compatibilità con la tua BMS. Ripeto, è un aggiornamento per quelli che hanno gli inverter ibridi, perché gli inverter ibridi non possono mai lavorare senza batteria, o meglio, non possono avere la batteria distaccata perché possono bruciarsi, ok? Perciò se vuoi il firmware, commenta e dimmi il modello della tua BMS, così da fare anche per la tua.